Ciao a tutti, eccoci insieme per lo stand ed insieme per lo sport dei giovani Incontra. Io sono Veronica e lei Carmine. Oggi incontriamo la star Maurizio Damiglio da Milano. Quanto impegno hai dedicato a raggiungere i tuoi obiettivi e quale se c'è stato il momento in cui hai pensato non ce la faccio più? Ma nello sport, e questo credo sia la cosa importante per i giovani, lo sport ti insegna che ci sono momenti felici, momenti in cui si vince, momenti in cui tutto funziona bene, momenti in cui vorresti mollare tutto, ma poi dici il giorno dopo, dici no, no, non posso rinunciare, devo andare avanti, devo continuare. Lo sport, ricordatevi sempre che innanzitutto è passione. E dove c'è passione si raggiunge qualsiasi risultato, si conquistano vette che forse non si pensava neanche di poter raggiungere. Ci puoi spiegare, Maurizio, qualche tema del tuo sport praticamente o teoricamente? Sì, allora, il mio sport, ma gli sport in generale, perché tutti gli sport hanno delle regole, si impara anche il rispetto di queste regole. La marcia è sostanzialmente la trasposizione del nostro normale camminare che diventa sport e che per distinguerlo dalla corsa ha delle regole. Il contatto col terreno deve essere sempre mantenuto costante, il ginocchio deve essere teso dal momento in cui tocca il terreno fino almeno al passaggio sulla verticale, quindi quando siamo appoggiati completamente, e queste due regole sono giudicate esternamente da dei giudici e ti possono anche squalificare, per cui nel mio sport le regole non solo sono importanti da rispettare, ma sono anche un po' l'ago della bilancia che ti può permettere di vincere o di essere escluso dalla gara. Per cui sicuramente è uno sport un po' particolare, biomeccanicamente nasce proprio da quello che è il movimento del nostro normale camminare. Pensate che un marciatore cammina per 20 km ad oltre 15 km all'ora, che sono meno di 4 minuti al chilometro, quindi velocità molto, molto elevate, ma sostanzialmente l'idea è quella del camminatore. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi.